L'Aula di Montecitorio licenzierà questa settimana un provvedimento da molto tempo atteso che riguarda l'etichettatura obbligatoria su alcuni prodotti del settore agroalimentare. L'esigenza del mondo dei consumatori di essere meglio informati su ciò che portano sulle loro tavole, insieme a quella degli agricoltori che vogliono essere giustamente citati in etichetta, trova a mio avviso sintesi in questo provvedimento di legge che appunto, dopo diversi mesi di approfondimento, vedrà la sua approvazione in questi giorni. È un provvedimento che è nato omnicomprensivo rispetto a diversi aspetti del settore agricolo. Si è deciso in commissione di stralciare tutto ciò che non riguardava l'etichettatura proprio perché alcuni temi sono già stati affrontati e risolti dalla finanziaria che è già stata votata. In altri casi sono provvedimenti che a mio avviso dovranno essere provvedimenti ad hoc, mi riferisco ad esempio alle agroenergie che non possono essere a mio avviso comprese in un provvedimento che tocca troppi punti proprio perché è molto importante, così come la questione degli OGM. Abbiamo deciso di affrontare solo il tema dell'etichettatura perché questa è una di quelle richieste che possono essere soddisfatte nel giro di poco da questo Parlamento nei confronti del mondo dei consumatori.